Ciao ragazze, nuovo video, yeah! Sul nostro secondo canale. Sono Carità Dolce. Siamo qua per fare questo video su questo nuovo discount Todi. Praticamente voi ci avete mandato a Todi in missione. Già avete visto il videovlog, se non l'avete visto vi lasciamo il link nel box informazione. E la prima cosa che dobbiamo dire è che le buste sono molto fragili, infatti praticamente si sono rotte. Però vabbè, noi abbiamo conservato tutte le cose, alcune cose già le abbiamo provate perché vi volevamo fare questo video. E poi sul mio primo canale invece vi farò il video dei cosmetici, perché anche sui cosmetici qualcosina ho trovato. Quindi diteci nuovi supermercati in cui andare, ecco, e noi andremo. Noi andremo, sì, veramente, perché spesso ci date voi dei consigli e noi andiamo sempre in missione, Carità Dolce, ne siamo ora in missione per voi in questi supermercati alla scoperta. Adesso facciamo dire la spesa. Le gallette al cioccolato mangiate, sono divorate al momento, infatti nel vlog avete visto, sono finite, sono buonissime, super croccanti, approvate. Anche lo yogurt. Poi il tè verde biologico, questo qua costa pochissimo. Io ho preso questo tè verde perché sapete che io adoro il tè verde e mi piace tantissimo anche questo pack. E ci sono tutti questi prodotti della marca BioD, è tutta una linea bio, quindi BioD al tuo D. Esatto, le passate di pomarola, la pasta, un sacco di cose. Però comunque dovete stare attenti perché non tutto ha degli buoni ingredienti. Infatti, tipo comunque i biscotti, le fette biscottate di questa marca non andavano bene. Esatto. C'era l'olio di pasta. Quando ho comprato, questa scemità, di nascosto una lente, ho preso la spugnetta di Twitty, che sapete sono appassionata con Twitty. Però a me dovevi comprare quella di Hello Kitty. No, c'era di Peppa Pig, ti piaceva? No, non Peppa Pig. Allora, una cosa che ho comprato e che veramente sono contentissima è il seitan. Io non lo mangio spessissimo, perché so che un sacco di persone come ti dico, oh, fa male, vabbè. Cioè, io nel dubbio praticamente mangio tutto non spesso, così non posso sbagliare, però veramente lo mangio proprio rarissimamente. Ogni tanto mi piace ad alternarlo alla carne, al pollo, perché sappiamo che anche troppa carne e troppo pollo fa male. Quindi è vegan ed è ricco di proteine, quindi e poi ed è bio, prodotto biologico. Non costava neanche tanto. No, costava veramente poco. Sui 3 euro. Comunque, cioè tutta sta roba abbiamo speso intorno ai tipo 40 euro. Sì. Quindi comunque secondo me è molto consigliato questo supermercato, soprattutto se avete figli e non volete spendere tanto, veramente è molto molto economico. Sì, infatti ci sono le versioni economiche magari dei prodotti famosi, pezzotti come diciamo noi. E poi ho preso questo ovviamente, il cioccolato, ovviamente. Cioccolato fondente biologico. Questo è al 74% di cacao, non è all'80% però dai, buono. E c'è lo zucchero però in piccole quantità, non c'è grassi vegetali. Poi ho preso la passata di pomarola biologica. Costa poco, che tutto il video adesso biodi. Comunque costava pochissimo questa passata di pomarola e ho preso, mantienimi, ho preso anche la polpa di pomodoro, sono tutte di agricoltura biologica e ragazze costano veramente poco. Ho preso anche l'aceto balsamico di Modena, tutto biologico e veramente a me piace tantissimo l'aceto balsamico sull'insalata, sul pollo, è buono. Poi ho preso questi qua, questi li ho presi anche qua. Ah sì, questi. Allora, farlo soffiato biologico. Allora ragazze, con questo ve lo voglio fare sicuramente qualche ricettina. Vi dico già, vi suggerisco di tuffarlo all'interno del latte o dello yogurt, è davvero buonissimo perché è super croccante. Poi c'erano anche altri tipi, riso soffiato, quinoa soffiata. Però io sono curiosa di provare questo qua di farro, prima perché non lo trovo mai di farro e poi perché stessa cosa come le gallette di farro che vi diciamo sempre, ha un sapore il farro molto più intenso, più croccante, sì, più buono. E poi è bio. E poi è bio. Bio, bio di, bio di, alto di, bio, bio di, alto di. Nenzia e Carly. Poi abbiamo preso questo qua, l'abbiamo preso uguale, è un trancio di salmone al pepe e praticamente è soltanto 125 grammi, però la porzione è giusta per una persona, tipo per una persona dopo aver mangiato un bel piatto di pasta, perché solo questo non va bene, però come secondo tipo a pranzo, noi mangiamo o la pasta e il riso, ci mettiamo questo e considerate che una porzione ha ben 30 grammi di proteine, quindi è ottimo. Ed è questo qua è al pepe, c'era anche all'aneto e naturale.
L'unica cosa che non mi piace negli ingredienti c'è il sale, perché comunque il salmone già è ricco di sale, quindi potevano anche evitarlo. Comunque il salmone è affumicato, quindi sono un po' salato. Però comunque conveniva per il prezzo. Poi avete i fiocchi di latte, questi li ha scoperti in inizio, perché io ero passata proprio davanti e non l'avevo visto. Ho detto, i fiocchi di latte, zero grassi, hanno praticamente zero grassi e molte proteine, quindi secondo me indicati a pranzo. È a base di latte scremato, quindi c'è proprio zero grassi. Ma sai che questi secondo me anche come merenda? Sì, come merenda salata, con le gallette vicino. O dei grissini. Comunque è molto buono perché ha pochi grassi, soprattutto se vi dovete andare a allenare prima della palestra, secondo me. Con questa marca Vivi Wellness c'era anche lo yogurt, ma davvero era buono. Sì, era proprio buono. Che ci siamo fatti. Comunque domani merenda con fiocchi di latte e gallette, prima della palestra. Poi abbiamo preso i codini, perché sono questi sono i tuoi. Ti sei presa pure i miei. Spiega la cosa scientifica dei codini. Sì, che devono essere duri, cioè praticamente quando li allarghi non si devono stare bene. Vale il suo mercato e li prova, devo provare così. Duri, perché sennò se ne scendono sono usci. Questi ti sono molti capelli. Duri. Sì, approvati, anche se io li volevo tutti neri, no bianchi. Quindi, comunque tutto sto burdello, stai a parlare, costavano un euro. Addirittura poi ho detto, vabbè, prendiamone solo uno, ce li dividiamo. Cazzo, no, perché avevo pensato, io prendevo i neri, a te li devo bianchi. Piazza. Comunque ho preso le gallette di riso perché non c'erano quelle di farro che vi siete rubate tutte. Tutto uno scaffale vuoto. Perché io diciamo sempre che quelle di farro sono più buone, quindi erano finito. E c'è anche su queste qua biologiche, ci sono queste qua, abbiamo preso queste qua biologiche, sempre bio di riso. La cosa bella è che contengono sia riso normale che riso integrale, quindi mi piace, che ovviamente sono più sane, no? Se sono di riso integrale. E con lo scontrino, tutte le cose che abbiamo comprato, cioè io specifico sempre. Perché magari qualcuno dice, si pensano ancora che noi sono video sponsorizzati, ma no, noi andiamo noi al supermercato, compriamo le cose. No. Purtroppo ma siamo le uniche sfigate che andiamo al supermercato e compriamo noi le cose. Con i soldi nostri e la benzina, soldi nostri facciamo la spesa, soldi nostri facciamo tutto. Quindi facciamo solo per amore del bio, al bio di tutti e per amore vostro soprattutto. Però se qualcuno, bio di o chiunque sia, ci vuole mandare qualcosa, noi accettiamo tutto. Lo giuro, stavo scherzando, però è vero, noi non sono sponsorizzati, non collaboriamo. Infatti nel blog vi abbiamo fatto vedere anche tutte le cose che non andavano bene, infatti, la cosa bella è che siamo libere, vi diciamo proprio schiettamente, o buono o malamente, libera di proprio. Nascosto stiamo, perché dobbiamo dire anche cose che non vanno perché bene, perché spesso capita che ci richiamano, quindi specifichiamo. Comunque ho comprato anche un bel prosciutto Praga, senza glutine e senza altro, praticamente è un prosciutto che senza grasso, cioè guarda, c'è un filo di grasso ed è un bel tronchetto. E poi un sapore affumicato, troppo buono. Un affumicato, e la cosa bella è che ha pochissimi grassi, infatti c'è praticamente un grammo di grassi e molte proteine. Questo qua a me piace mangiarlo tipo a cubetti nella pasta, ma anche così, ad esempio nell'insalata, per dare un tocco ma anche proteico, proprio così. Sì, anche proprio quasi tutto a morso, vabbè. Un tocco proteico ma magro, e anche questo costava veramente. Questo lo trovate comunque in molti discount. Sì, è vero, questo non l'abbiamo comprato, anche all'MD, se non mi sbaglio. Poi abbiamo comprato queste, sono delle polpe, diciamo, che si possono bere, ve le portate appresso e c'erano un sacco di gusti. Queste sono solo con frutta, 100% frutta. Cioè senza, c'è solo mela, fragole e mirtille, non c'è neanche l'aggiunta di zucchero, uva, nulla, quindi sono proprio sfiziosissime. Un'alternativa sana al succo di frutto oppure alla marmellata che è piena di zuccheri aggiunti, no? Che magari ve la mettete sulla galletta, ve lo spalmate, oppure ve lo mettete nello yogurt, insomma, dove volete voi. Sono molto, molto, molto buone. Anche da portarsele dietro, tipo per le ragazze che vanno a scuola e magari non state là a portarvi la mela. La mela, ve la dovete sbucciare una palla. Ecco, sì, anche se comunque è meno salutare, però almeno non c'è niente, è solo frutta. Invece di una merendina. Meglio, certo. E poi c'è questo qua che è la mandorla in granella. Io sono molto amante della frutta secca in granella porzionata, no? Perché tipo me la porto dietro. Solo 99 centesimi, questa è in granella, quindi mi piace metterla tipo sui pancake, sullo yogurt, ma anche nelle insalate, sai? Anche nell'insalato. Sì, buona, buona, buona. Quindi questo è tutto, ragazze. E speriamo questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia.
lasciate tanti like per Nancy, che poverina si è fatta male la testa. Non solo, ho pagato tutte queste cose, mi sono fatta male pure la testa, ragazzi. Esatto. A parte questi, ragazzi, aspettiamo i vostri commenti come al solito. Diteci tutti i supermercati in cui andare, noi andremo solo per voi. Yeah. Ciao, ciao.